qua, siamo in campo, sono con la Purero Rafa 290. Stefano è un giocatore di alto livello, siamo praticamente a una classifica 3-1 con ormai quasi punti per passaggio a 2-8. Quindi devo giocare sicuramente in maniera molto aggressiva per poter pensare di fare male. Nel momento in cui sono corto, Stefano ha le capacità di venire subito avanti, mettermi pressione. Qua c'è un errore, diciamo, gratuito. Anche col servizio devo spingere, altrimenti non ci siamo. Lui mi fa qualche regalo di troppo, addirittura vado avanti 4-2. 5-2 in questo caso. Una risposta un po' remissiva, anche qui non mi sono mosso bene con le gambe, devo entrare deciso sulla palla e fare male. Questa risposta stoppata, l'importante è che sia profonda e lo tenga lontano, perché comunque in questo frangente Stefano sta sbagliando, sta facendo diversi errori. Peccato per questo rovescio, ma è l'impostazione giusta quella di stare sulla riga e comunque anticipare se possibile l'impatto. Ecco, con l'appurare un Rafa 290 sento di poter lasciare andare i colpi con agevolezza. Stefano continua a dare troppi punti gratuiti. Siamo 8-4 per me, addirittura con questo dopo il fallo siamo 9-4, avrei 5, chiamiamoli match point. E qua lui mi prende in contropiede, è stato molto bravo a insistere su quella diagonale. Sul servizio alla racchetta posso dire che non sembra così ingombrante, nonostante il suo bilanciamento molto avanzato. Qua ho deciso di attaccare, peccato, mi ha passato fondamentalmente. Il mio attacco non era troppo incisivo e poi appunto lui quando può viene avanti e chiude proprio in semplicità con la volée. Ecco, questo è il modo giusto di intraprendere lo scambio, variando i colpi, giocando profondo. Poi lui, anche nonostante un back comunque insidioso e basso, è riuscito a venire avanti e prendermi. Colpa mia, qua dovevo chiudere con lo smash, angolare di più, gliel'ho rimandata in maniera centrale. Attaccato sul dritto, avrei dovuto attaccare sul rovescio, ma ce l'ho fatta comunque a portarmi a casa il punto. Questo è il modo di rispondere, in maniera incisiva, poi mi sono fatto sorpassare dalla palla, non sono stato attento. L'inerzia dello scambio è cambiata in quel momento. Poco deciso sulla risposta, devo lasciare andare il braccio. Bellissimo rovescio lì di Stefano che appena possibile viene avanti e chiude. E questa era la Purero 290. Bravo Stefano. Adesso andiamo a vedere la Purero Origin. Mancano appunto decine di punti per il passaggio a 2-8, suo best ranking già qualche anno fa. Sicuramente un 2023 che per Stefano sarà molto gratificante. Con la Purero Rafa Origin cambia ulteriormente lo scenario perché diventa per me tutto più complicato, non lo nascondo. Aumenta la pretesa, il taglio è molto ingombrante e non perdona.
osservo una seconda leggera sul suo dritto, questo è quello che succede. E qua, se non sei sempre a posto con le gambe, non intervieni con tutto il corpo nella spinta cinetica, è un problema. È fondamentale esserci con le stance e muoversi anticipatamente. Quando lascio andare il braccio, chiaramente la palla cammina e arriva pesante. Ma anche in questo caso ero completamente fuori posto, non ho avuto il tempo e un telaio del genere non ti aiuta. Doppio fallo. E qua, mamma mia, sono praticamente immobilizzato dal telaio. Ho deciso di rallentare un po', provare a stare di più, bloccare, stoppare, giocando comunque profondo, però Stefano ha sicuramente sempre dal cilindro qualche soluzione. Qua mi sono inventato questa palla corta, una palla comoda da parte sua. Ottimo servizio di Stefano, non sono riuscito a contenerla. Un attacco veramente orribile, io non ho neanche guardato la palla in questa volée e l'ho sbattuta fuori. Allora ditemi qui sotto cosa ne pensate, sia del mio gioco con questi due telai, sia del mio gioco in generale rispetto al confronto con un giocatore di così grande livello e qualità come Stefano. Al prossimo video, ragazzi.